dopo un discorso di 40 minuti di teleportare, penso veramente di essere un po' fuori luogo, perché insomma le parole del segretario un po' mi hanno piacevolmente emozionato, un po' mi hanno dato la conferma. Mio papà, che lo conosceva bene, 25 anni fa mi disse che lui per il giovane della sinistra di Cisternino che avrebbe dovuto far carriera era Vito Zitti. Parlo, perché aveva tante qualità, ma io non sapevo chi fosse, ero piccolino, avevo 10 anni e mi parlava di lui come futuro. Io, mio papà purtroppo non c'è più, però mi sa che non si era sbagliato. Anche perché quest'ultimo anno è stato molto duro in Partito Democratico, non bisogna nasconderci. Ci siamo dovuti dividere, ci siamo divisi da persone che erano amici, qualcuno da persone che ha condiviso un percorso di vita, un percorso familiare. Abbiamo fatto delle scelte, io personalmente ho scelto il partito piuttosto che l'amicizia o altre, credo di aver scelto bene. Per chi come me è stato educato in una determinata maniera, il partito non è soltanto un luogo di incontrarsi, non è soltanto un comitato da fare con un intento da qualcuno, è un'ispirazione morale, di crescita personale, di gruppo, soprattutto la voglia di andare avanti. Io sono un giovane, non credo di esserlo più perché sono 34 anni, si è già grandi, ed è, il segretario mi abbia detto un giovane, insomma, non so per togliersi 20 anni lui perché si è fatto più giovane lui, però insomma credo di essere un uomo. Fino a 50 anni si è giovane. Non so, tutti della vostra categoria lo so che vorreste credere. Voi meno giovane. Diversamente giovane. Diversamente giovane. E devo dire che chi è riuscito con fermezza a portare avanti un partito, la presenza vostra, questo dimostra che il segretario ha fatto un ottimo lavoro. E, insomma, voglio solo ringraziarlo perché veramente mi ha onorato il fatto che mi abbia proposto questa candidatura. Devo dire che io non volevo scegliere, siamo stati un mese di lunghi dibattiti perché tante ragioni, più tutto perché non credo, spero, mi do la volontà di dimostrare che sto sbagliando, non credo di essere all'altezza, anche perché ho avuto una segreteria così importante, insomma, ho parecchie cose da dimostrare, prima di tutto a me stesso e alle persone che sono accanto. Quello che porteremo avanti non vuole essere un cambiamento, secondo me, ma soprattutto l'innovazione e la tradizione del riformismo cittadino, nella tradizione. Vogliamo essere noi giovani che sull'esempio di chi ci ha preceduto vogliamo andare avanti. La nostra sezione si è sempre contraddistinta per una buona dialettica interna, per le buone personalità che la compongono, fatte eterogenee, professionisti, operai, pensionati, giovani, meno giovani, che si incontrano in un cerchio e parlano apertamente di quello che pensano, di politica, dell'amministrazione. E credo che abbiamo dato un buon, che siamo un buon esempio, lo saremo per la politica cittadina. Questo credo anche di ringraziare tutto il partito che mi sta dando questa opportunità. Io mi auguro di essere all'altezza, quantomeno ci metterò l'impegno, ci sto mettendo la faccia, ci sto mettendo la disponibilità e soprattutto spero di essere capofila di un gruppo di giovani, meno giovani, che si assumono la responsabilità di guidare questo Partito Democratico, che non ha una storia lunghissima, però è figlio di una storia importante che affonda le ragioni della democrazia, della resistenza, nel Partito Comunista, in una determinata area della democrazia cristiana, in forze di socialismo laiche, cattoliche. Io personalmente vorrei una segreteria di unità e non di corrente. Non voglio essere portavoce di interessi particolari, ma di interessi generali. Spero di riuscire a essere la sintesi di tutte le diverse ispirazioni del partito. Non sarò certamente il segretario, non vorrei essere un uomo di parte, non vorrei che il partito si divida in sezioni, correnti, mozioni, perché credo che l'unità sia un valore fondamentale nell'azione politica. Devo dire anche che quello che mi ha spinto più a decidere è stata un'iniziativa che il Partito Democratico ha promosso a Bari. Io personalmente sul libro, sullo stato del libro, sia della Regione Puglia, io credo che il libro sia l'unità fondamentale per una scelta di ciascuno di noi. Il libro ci accompagna nell'elementare, da uomini, è una forza politica che ancora oggi si chiede, vuol proporre iniziative per il libro, per le biblioteche, con il buon ruolo di custodi e divulgatori di conoscenza,
a prescindere da chiunque ci entri, perché la biblioteca credo che per me sia il posto più democratico che esista, davanti a un indice, davanti a un armadietto che contiene i testi, siamo tutti uguali, ad altro professore universitario, al pensionato che si appassiona in cultura, al giovane studente che si affaccia in studi universitari o al giovane studente delle scuole superiori. E credo che una forza politica che nel 2012 all'interno di questo non può che prendere il mio consenso, non possono spendermi in questo progetto. Devo dire anche che non è stato facile perché per tante ragioni, un po' per il fatto che non ho la situazione lavorativa che vorrei, come tanti giovani purtroppo non abbiamo, non ho la situazione sentimentale, perché comunque la finanza alla base sono tutta una serie di problematiche personali, dove andare a togliere tempo agli affetti non è mai facile, non è facile neanche decidere, soprattutto perché come me ci crede nei sentimenti, insomma non è una scelta facile, non è facile anche per la situazione familiare particolare, insomma, non avere più papà in casa, quindi devo scegliere da tante cose. Credo, spero di aver scelto bene. Io do la certezza del mio impegno per i risultati, se lavoriamo tutti penso che li otterremo, e voglio ancora ringraziare il segretario perché è stato un esempio di unità per tutti, quel che è rimasto. Devo dire che tanti abbiamo baccollato, ma marzo-aprile scorso non sono stati mesi facili per ciascuno di noi, perché dividersi dalle persone che si è avuto accanto, amici, persone che non ti guardano più in faccia, persone che girano dall'altra parte, non sono state scelte facili, è inutile prenderci in giro perché questa è la realtà. Perché insomma fare l'utopia, dire che è tutto bello, tutto, non è così, non è stata una scelta facile. Io credo di aver fatto una scelta giusta allora, credo di fare quella giusta adesso dando la mia disponibilità e il mio impegno, e spero che soprattutto una cosa mi auguro, che tanti ragazzi si avvicinino più alla politica. Il futuro non è il mio, non è di Vito Zizzi, è dei giovani che hanno diritto a un futuro, a una cittadina, a un cittadino migliore, sperano e vorranno un lavoro per loro, per le loro famiglie, potersi realizzare come uomini e come cittadini. Io vi ringrazio e vi dico ancora grazie. Allora, ora diamo la parola.